Allora, cominciamo col primo premio? Sì. Allora, io faccio soltanto il cappello e lui fa l'annuncio. Il primo premio votato dal web va a Flavia Aquilone per il personaggio di Light Yagami in Death Note. Flavia Aquilone! Allora, eccolo qua, inauguri ufficialmente il primo premio della prima edizione del Festival del Doppiaggio delle Voci del Cinema. Prendi di tutto il tuo applauso. Allora, io prima di parlare con Flavio, invito Chiara ad accompagnare Flavio da quella parte. Noi ci mettiamo da quest'altra da vedere con me e ci vediamo il motivo per cui ha vinto Flavio. Flavio! Secondo te quel quaderno è vero? O è falso? Non voglio nascosto! Non sono! Allora per cosa sarebbe morto? Dimmelo, Light! Mio padre... Vuoi dire Soichiro Yagami, eh? Hai ragione, Matsuda. Le persone oneste come lui alla fine ce le mettono sempre! E a te sta bene il mondo che lo permette! Ma non capisci! È loro che devi ammazzare, non me! Spara! Faceva paura anche sentirlo adesso. Un po' per la tua paura, un po' per il realismo. Senti, ma questo è uno dei personaggi molto palesemente tra i più, insomma, intensi come caratteri, quindi diciamo ha lasciato un po' il segno, immagino, nella tua carriera fra i tuoi personaggi, è comunque uno dei più osannati anche da parte dei tuoi fan. Sì, sì, sicuramente. È un personaggio per il quale ancora adesso, insomma, vengo premiato, appunto. Quindi ho doppiato questo personaggio, ho iniziato a doppiarlo a 18 anni e mi ha accompagnato per un periodo abbastanza lungo della mia vita. E, mi ha regalato momenti molto intensi, perché chiaramente, come avete visto, insomma, erano frequenti le scene in cui questo personaggio dava il meglio di sé. È un onore essere premiato, essere il primo a salire su questo palco, e spero veramente che questo festival cresca moltissimo, perché sono sempre molto colpito quando vedo passione da parte dei giovani, e quindi ti auguro veramente che questo progetto vada avanti. Ma grazie a te, anche perché siamo con passione a tutti quelli che ci mettono in questa passione. Grazie a te, Fabio. Bravo, a te.